Hai appena iniziato o stai per iniziare ad utilizzare Mac per montare video per YouTube e non riesci a decidere se utilizzare iMovie o acquistare Final Cut Pro X? Nel video di oggi analizzeremo tutti i pro ed i contro di entrambi i software per aiutarti a scegliere ciò che è meglio per te. Ciao, sono Manuel. Prima di cominciare, ti ricordo di iscriverti al canale per supportare il mio lavoro. Entriamo nel vivo del video iniziando da iMovie. La prima cosa che possiamo notare quando acquistiamo un nuovo MacBook Pro o un iMac è che il software di montaggio iMovie è gratuito ed è già preinstallato sul computer. Se invece abbiamo un iPad o un iPhone, non lo troveremo installato, ma potremo scaricarlo dall'App Store in maniera completamente gratuita. L'essere un'applicazione completamente free è già un grandissimo vantaggio ed è normale che sia la prima scelta per chi inizia a sperimentare col montaggio dei video. Inoltre, iMovie è già di per sé un software abbastanza potente, quindi se stai cercando di produrre video semplici per YouTube, penso che nella maggior parte dei casi farà il 99% di ciò di cui hai bisogno. È molto facile da utilizzare ed è molto veloce, quindi se vuoi caricare video su YouTube è il posto migliore per iniziare. Ma ora sfatiamo alcuni dei miti su iMovie. Ok, mito numero 1. Voglio editare dei video in 4K e iMovie non può farlo. Lo vedo moltissimo online e nei commenti dei tanti video che ci sono in giro. C'è questo mito comune che iMovie non può modificare ed esportare video in 4K, ma questa non è la verità. Puoi editare infatti video in 4K anche dal tuo iPhone ed esportarli sempre alla massima risoluzione. Devi solo stare molto attento a come lo fai. Difatti, la timeline di iMovie è un po' strana e prende la risoluzione della prima clip che importi al suo interno. Quindi ricorda che se importi la tua prima clip in 4K, la tua timeline sarà naturalmente in 4K e potrai esportare il video alla massima risoluzione. Se invece la tua prima clip avrà una risoluzione più bassa, iMovie prenderà in automatico le impostazioni, basandosi su quella. Ora, dopo aver parlato un po' di qualità video ed impostazioni di export, andiamo a parlare di una delle limitazioni principali di iMovie, che è l'aspect ratio. Questa infatti è impostabile semplicemente nel formato standard 16 noni. Ora, se vogliamo creare e montare un video per YouTube o per Facebook, oppure per vederlo su una TV, necessiteremo solo del formato 16 noni ed iMovie sarà perfetto per noi. Se invece vogliamo iniziare a creare video quadrati o verticali da utilizzare nei feed di Instagram o nelle stories, o vogliamo utilizzare un formato differente dal classico 16 noni, allora dovremo per forza virare su Final Cut. Secondo mito: montando con iMovie non posso effettuare nessun tipo di color correction per migliorare l'aspetto del video e non posso stabilizzare il mio filmato. Falso. Per essere un software gratuito, iMovie ha una vasta gamma di funzionalità, tra cui anche la possibilità di fare dei piccoli aggiustamenti di contrasto, luminosità ed una color correction basilare. Inoltre possiamo andare a stabilizzare magari quel filmato registrato a mano libera un po' traballante senza problemi di sorta. Ehi, iMovie allora è un software perfetto? Non proprio, ci sono ancora dei limiti che dobbiamo analizzare. Il limite più grande di iMovie è il numero di tracce video che possiamo sovrapporre, che purtroppo è limitato solamente a 2. Quando si creano progetti video per aziende o dobbiamo andare a inserire effetti video più o meno complessi, questo limite diventa veramente bloccante e non è possibile andare ad aggirarlo in alcun modo. Un altro limite di iMovie è quello di non poter lavorare con i keyframe, quindi non possiamo aggiungere regolazioni in tempo reale o avere la musica che cambia di volume durante il filmato. Parliamo di titoli ed effetti. Attualmente iMovie ha molti titoli disponibili ed alcuni effetti davvero carini, ma sono abbastanza limitati e non se ne possono importare di nuovi. Quindi, se sei un content creator come l'80% di quelli presenti su YouTube, che pubblica un paio di contenuti al mese, non hai bisogno di titoli ed effetti particolari ed iMovie probabilmente è già perfetto per te. Se invece sei un creator che rilascia video di continuo o che punta moltissimo sulla qualità video e vuoi plugin, transizioni e titoli particolari, allora è Final Cut Pro il programma giusto per te. Questi sono alcuni dei pro e dei contro più comuni di iMovie. Quello però che adoro di più di iMovie è la sua semplicità di utilizzo. Penso infatti che sia uno dei migliori software di montaggio per la maggior parte dei creator, soprattutto se sono agli inizi. La cosa più bella di questi due software realizzati da Apple è che sono tra loro molto molto simili. Così, se inizi la tua avventura di creator con iMovie, impari ad utilizzarlo bene, ma poi con il tempo ti rendi conto che non è abbastanza per te, senza problemi particolari potrai fare tranquillamente l'upgrade a Final Cut. Andiamo ora a vedere però in dettaglio alcuni pro e contro di Final Cut Pro X. Una delle prime cose che possiamo notare quando apriamo Final Cut per la prima volta è che è pieno di menu e di schede, quindi potrebbe risultare estremamente confusionario.
Per questo consiglio sempre di iniziare con il più semplice iMovie, soprattutto se sei nuovo al processo di editing video. Una delle cose che puoi fare in Final Cut, di cui abbiamo parlato prima, è quella di creare i progetti con varie dimensioni ed aspect ratio, oltre al fatto di poter utilizzare frame rate differenti. Ora, il frame rate è un aspetto importante da capire se vogliamo creare delle scene in slow motion. Se abbiamo quindi una timeline a 25 frame al secondo e andiamo ad inserire all'interno delle clip a 60 o 120 frame al secondo, potremo avere degli slow motion fantastici, cosa che da creare in iMovie risulta molto più difficoltosa. Altra cosa importante su Final Cut è quella di poter avere multipli canali audio e video. Quindi potremo creare con facilità filmati multicamera, podcast con parecchi ospiti e montarli molto velocemente. Il passo successivo è quello della color correction e degli effetti. Quindi se siete dei filmmaker più esperti che utilizzano fotocamere che registrano in log o in HLG con una gamma dinamica molto più ampia, grazie a Final Cut potrete editare e migliorare in maniera paurosa l'aspetto dei vostri filmati. Su Final Cut avete anche la possibilità di utilizzare tutta una serie di effetti video di transizione estremamente professionali. E se non riuscite a trovare quello che fa per voi, online se ne possono acquistare o scaricare gratuitamente. Final Cut ha all'interno tutta una serie di effetti per il miglioramento dell'audio. Quindi se stai registrando un vlog e c'è del traffico vicino a te, potrai sbarazzarti abbastanza facilmente del rumore di fondo. Naturalmente la curva di apprendimento di questo software di montaggio è molto alta. Quindi, come dicevo prima, se sei nuovo nell'editing video e vuoi iniziare a fare video su YouTube, prova magari ad iniziare con iMovie, per poi fare successivamente il grande passo e passare a Final Cut. Dimenticavo una cosa importante. Il prezzo di Final Cut Pro 10 sull'App Store è di 329,99€. Spero che questo video vi abbia aiutato a capire un po' di più sulle differenze tra iMovie e Final Cut Pro 10. Scrivetemi pure nei commenti se avete qualche domanda o dubbio in merito, o se avete un argomento particolare che volete che venga affrontato in futuro sul canale. Grazie per la visione! Se siete arrivati fino a questo punto del video e non l'avete ancora fatto, mettete un like ed iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nessuno dei miei video settimanali. Noi ci rivediamo qui, come ogni venerdì, sul mio canale YouTube!